Concludiamo oggi il percorso iniziato con i due video precedenti. Nell'ultimo video abbiamo visto come Foucault riprenda la riflessione degli autori neoliberali a proposito di quegli elementi genetici che vanno a formare il capitale umano incarnato da un individuo. Foucault, in seguito, continua il suo ragionamento rilevando che per gli autori neoliberali l'analisi degli elementi acquisiti che costituiscono il capitale umano è più rilevante dell'analisi degli elementi genetici e dunque la riflessione su questi elementi acquisiti diventa importante proprio ai fini della costituzione del capitale umano. Egli dunque pone una domanda: quale sarà l'investimento migliore affinché si possa in qualche modo formare una competenza macchina, cioè un individuo in grado di produrre un flusso di reddito, e dunque affinché si possa formare un capitale umano che abbia un valore elevato? E la risposta è attraverso degli investimenti educativi. Ma qui Foucault rileva che l'analisi dei neoliberali va oltre l'investimento educativo inteso come semplice istruzione scolastica o formazione professionale. La novità della riflessione dei neoliberali consiste nel fatto che per investimento educativo si intende anche, per esempio, le ore che i genitori trascorrono insieme ai figli. Cioè l'analisi dei neoliberali si configura come un'analisi ambientale volta appunto a rilevare, quasi a misurare, a calcolare gli effetti che il tempo trascorso dai genitori con i figli, le cure che i genitori dedicano ai figli, il fatto che i genitori abbiano un certo grado di cultura. Ecco, tutti questi sono elementi che diventano appunto rilevanti, interessanti per l'analisi, che cercherà in qualche modo di misurarli, di calcolarli, di studiarli, perché questi elementi sono favorevoli alla costituzione di capitale umano. È noto, è empiricamente noto, che il tempo trascorso dai genitori insieme ai loro figli, le cure che i genitori dedicano ai figli, il grado di istruzione dei genitori, incide positivamente sulla formazione dell'individuo, su una formazione equilibrata dell'individuo e quindi sono rilevanti nell'analisi neoliberale perché un individuo equilibrato, un individuo adattato, un individuo nel quale siano state, come dire, predisposte le condizioni affinché acquisisca delle competenze, sarà un individuo capace di produrre un maggior flusso di redditi e quindi costituirà un capitale umano di maggior pregio. Rilevanti sono per l'analisi neoliberale anche i problemi connessi alle cure mediche e più in generale alla salute. Ora Foucault fa rilevare che anche questi problemi
vengono ripensati dai neoliberali. Cioè, questi problemi vengono affrontati da un nuovo punto di vista. Quindi qui abbiamo proprio, come dicevamo anche nel primo video, quel mutamento epistemologico, come dice Foucault, in base al quale ciò che prima veniva interpretato dagli economisti classici in un certo modo, da una certa prospettiva, e quindi dava luogo a un certo tipo di teoria, a un certo tipo di sapere, adesso viene interpretato da un'altra prospettiva e dunque di conseguenza dà luogo a un nuovo tipo di sapere, a nuove analisi, a nuovi approcci ai problemi e dunque anche a nuove conseguenze pratiche, a nuove conseguenze politiche, potremmo dire, nell'affrontare e nel risolvere o nel tentare di risolvere questi problemi. Facciamo un esempio che non fa Foucault in queste pagine, ma che può essere ricavato anche da altri luoghi della sua opera. Se io considero l'individuo come soggetto di diritti, no? Se io considero l'individuo dal punto di vista della Costituzione e vado a vedere l'articolo 32 della nostra Costituzione, che è appunto in cui si afferma che ogni individuo ha diritto alla salute, che la Repubblica, diciamo così, ha il compito di preservare non solo la salute individuale, ma anche la salute collettiva. Quindi, se io considero l'individuo come soggetto di un diritto inalienabile, come appunto il diritto alla salute, naturalmente la mia, analisi, no, dell'individuo darà luogo a un certo sapere, cioè a un sapere, potremmo dire, di carattere giuridico. Se invece io considero l'individuo come capitale umano, come quella competenza macchina che deve produrre reddito, anche i problemi relativi alla salute, alle cure mediche, eccetera, eccetera, diciamo che verranno visti da un altro punto di vista e daranno luogo a un altro tipo di sapere, a un altro tipo di teoria, a un altro tipo di riflessione. Esempio, nell'ottica neoliberale, l'individuo è considerato come un'impresa, quindi come un'impresa privata che in qualche modo accantona tutta la tematica del pubblico. Questo significa che anche riguardo ai problemi della salute e delle cure mediche, l'approccio sarà diverso, perché se io privilegio il privato rispetto al pubblico, non potrò più fondare la mia analisi sul riconoscimento di diritti individuali che appartengono a ogni individuo in quanto cittadino, a prescindere, diciamo così, dal suo patrimonio. Ma evidentemente farò un tipo di analisi per cui la salute dell'individuo è vista in relazione al patrimonio che possiede, cioè in altri termini, dal punto di vista dell'analisi neoliberale, un individuo sarà in grado di costituirsi al meglio come capitale umano nella misura in cui avrà un patrimonio, un reddito che gli consentirà di accedere alle migliori cure mediche, perché le cure mediche, la sanità diventa essa stessa un'impresa privata. E di conseguenza, vedete che rispetto all'approccio giuridico costituzionale, che diciamo così, si indirizza verso una, come dire, una garanzia
generalizzata, collettiva della salute pubblica, qui abbiamo appunto una visione per cui la salute, la difesa della salute è proporzionale al reddito di cui si dispone. E quindi abbiamo in un certo senso un venir meno a quel principio di uguaglianza che costituisce appunto uno dei punti cardini della nostra Costituzione. Lo stesso discorso può valere per la mobilità, quindi per il problema della migrazione. Foucault fa rilevare come appunto la mobilità viene vista dagli autori neoliberali come un investimento, cioè l'individuo che si sposta da un luogo all'altro, da un continente all'altro, viene visto come un individuo che cerca di migliorare la propria condizione, quindi come colui che opera un investimento su se stesso al fine di migliorare la propria condizione economica e quindi al fine di mettersi nelle condizioni di produrre un reddito maggiore. Quindi viene vista il problema della mobilità, il fatto che gli individui si spostano da un luogo all'altro, anche da un continente all'altro, viene vista come una scelta volontaria, una scelta individuale che l'individuo fa per migliorare la propria condizione, per poter costituirsi come capitale umano più efficiente, più efficace. E produrre dunque un maggior flusso di reddito. Tutti i problemi connessi, diciamo così, alla necessità vengono in tal modo accantonati, cioè vengono accantonati quei problemi in base ai quali si comprende che la migrazione può essere anche una scelta forzata operata da individui che si trovano a vivere in condizioni di indigenza. E che quindi, pur non volendo, non desiderando abbandonare la loro terra, la loro patria, sono costretti a farlo non per una scelta volontaria, appunto, ma perché spinti dalla necessità. Ecco, tutto questo ordine di problemi, no? Viene dall'analisi neoliberale accantonato, vengono accantonati quindi, come dire, tutti quegli elementi sociali, tutti quegli elementi potremmo dire geopolitici che determinano il comportamento degli individui per concentrarsi unicamente sull'individuo, come se l'individuo fosse in qualche modo isolato da tutto il resto e fosse sempre e comunque nelle condizioni di poter fare una scelta libera. Allo scopo di migliorare se stesso come capitale umano e quindi come competenza macchina capace di produrre un reddito. Ecco, con questo concludo il percorso che abbiamo cominciato con i due video precedenti e vi do appuntamento, come sempre, alla prossima chiacchierata.